perché poi c'è sta festa. Non ho sentito. No, ha detto ruolo drammatico e poi c'è sta festa. Ah, la rifacciamo? No, 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 vabbè, però. Buonasera, ciao Filippo, buonasera a tutti. Buonasera Virginia. Buonasera. Eh sì, è un ruolo drammatico stavolta. No, dico, un ruolo drammatico stavolta. Eh sì, così. Mi sono sperimentata in questo ruolo. E d'altronde, da quando non ci siamo visti l'ultima volta, sono successo un sacco di cose importanti e prestigiose. Lei ha vinto il premio Eleonora Duse. Visto. Cioè, è titolata la più grande attrice teatrale del Novecento. Sì. Il tuo spettacolo. È stata una bellissima soddisfazione. Guarda, questa è Eleonora Duse. Guarda. Ah, vedi, lei sta così, eh? Appunto. Lei mi sta un po' così. Com'è che sta? Un po' così. No, è stato un onore veramente, poi con Samusà, insomma, non me l'aspettavo. Un riconoscimento così importante teatrale. Sei così brava che... Vabbè, ho capito, però non è che è scontato. Ah, lo sai che sei brava allora? No, hai detto, ho capito, hai detto... No, però vabbè, ho capito. Quindi lo sai che sei brava. Va bene, senti, abbiamo un filmato celebrativo per te. Ma poi li fate così bene voi filmati. So. E ti dico di più, non è uguale a quello dell'altra volta. Ah, diverso? È diverso. Ma non fate... No, diverso. Non ho fatto più non niente. Non badiamo a spese, no, vai. L'ultima volta. Olè. Facciamo che io ero... Ciao Tania! Buongiorno Adele! Ciao Callisto! A un certo punto ci fu un tuono improvviso. E io nacqui. Facciamo che eravamo a metà degli anni Ottanta e che una bambina di 7 anni subiva il fascino del film di quel momento. Supercalifragilistichi spiralidoso. Facciamo che io ero... Giusto! Poi c'è un mondo cattivo e tuona, io ho paura! È una figata! Ma guarda che è una scoperta meravigliosa! Eh sì, scusa! Noi con la mente facciamo tutto, con la mente si respira, si vive. Facciamo che io ero, per me è la chiave di tutto. Vabbè. Ma guarda come me la... Ma come l'avete chiusa, hai visto? Capito? Con la sovrapposizione. Hai visto che meraviglia? No, complimenti ragazzi. Grazie. Che fanno veramente, fate queste clip. Guarda cosa ha fatto il nostro regista, guarda, ma guarda che bravo. Guarda Dalisera, che bravo. Ma che fretta c'era. Hai visto? Maledetto Dalisera. No, come? No, dunque, abbiamo un minuto di Golden Minute, sei contenta? Golden Minute. Che ci abbiamo il minuto di pubblicità. No, bellissimo. Dai, vai, un minuto, 50 secondi. Rieccoci qua con Virginia Raffaele. Stava dicendo che le è piaciuto Bell'occhio, perché tu in realtà, tu fai l'attrice comica, ma avresti voluto fare l'attrice drammatica. Hai fatto anche un provino con Sorrentino, tu, no? No. No? Sì. Ah, l'hai fatto? Sì o no? No, sì, l'ho fatto. Però? No, però non mi ha preso. Non ti ha preso, certo. No, però è stato molto, molto bello, molto intenso. Mamma mia, mamma, che paura. Pensa che quando andai nella casa di produzione, credo che sì, adesso dici Sorrentino, mi sono confusa. Eh? Però sono arrivata e ho detto, dico, mi racconti. Che film era? Era per loro, credo. Loro, ok. E, che sono arrivata con i vestiti, ho detto alla tipo la segretaria, la signora che stava lì, dico, mi raccomando, dico, lei mi deve fare un favore, lei mi deve avvisare un po' prima, perché sa, io sono una... ciao Virginia, chi è? E stava già dietro. Quindi mi ha preso... E poi tu insomma, lo conosci, è simpaticissimo, molto alla mano. Però non ti ha preso. Vabbè, certo, no, lo facevo così per me. Per me è stato già tanto fare essere annoverata. Sì. Poi hai conosciuto Nanni Moretti molto, no? Tu ho conosciuto. Hai cenato con lui? Ho cenato con Nanni Moretti. Eravamo a cena da una persona che aveva fatto da Giovanni Veronesi, poi aveva fatto questa cena. Sì. E a un certo punto arriva per ultimo a cena questo signore e lo guarda e dico: ma guarda quanto somiglia a Nanni Moretti da lontano. Era Nanni Moretti. Io ho avuto talmente una tensione durante la sera che
perché insomma Nanni Moretti, Nanni Moretti sì. A un certo punto mi è preso un crampo dietro la gamba e per stirare il crampo ho fatto una cosa che adesso non posso fare, cioè, insomma mi sono stirata così tipo, però c'era Nanni Moretti qua, quindi che mi ha guardato, ma cosa stai facendo? Ma dico no, c'ho il crampo, insomma una serata catastrofica. Però tante soddisfazioni bellissime nella tua vita, so che te ne manca una. Ah, sì, molto. Beh, tante me ne mancano. No, ma una in particolare, due insomma, le due più importanti. La prima è la settimana enigmistica. Cioè, non ti hanno mai messo la foto copertina sulla settimana enigmistica? Lo so, questa è una cosa che non è... Sì, a possiamo... A me sì. A te da sì, me sì, è successo, a me è successo, sì. Vabbè, 40 anni che faccio TV, lei è giovane. È vero. Però ti do una notizia. Ah. Avrai la copertina... entro la fine dell'anno. Vero? Sì. Dici vero? Sì, e se quando sarà tu vieni ospite da me. Certo. No, davvero, guarda, certo. Ci sarà la copertina. Ed è, vengo ospite da te. Guarda, ti abbiamo chiamati. Ma è vero? Sì, abbiamo chiamati. Ma mi stai prendendo in giro? Non mi permetterei mai. Sì, l'allero. No, davvero. L'altra cosa che non ti è mai successa, questa è una cosa più grave, non ti ha mai intervistato Marzullo, mi hai detto. Ho letto la tua intervista. No, mai. Ma come mai? Ma non lo so. Ma tu saresti stata pronta, perché poi andavi lì e... No, andavo lì, sì, ma... Gigi! Buonasera! Rivediamo! Buonasera! Uno, due e tre! No, tu stai seduta! Buonasera, seduta! Marzullo, quello vero! Tu stai seduta! Ecco, scusa, devo fare una cosa. Posso fare una cosa? Devo fare seduta. Ecco. Incombi così. Boccoli che si fa. Ecco, incombi. Ecco, buonasera. No, però non fa. Non sei magro, È seria. Sai, seria. No, serissimo. Prego. Allora, la prima domanda è quella molto facile, al quale tu nell'intervista hai detto che non avresti mai saputo rispondere. Si faccia una domanda, si dia una risposta. Noi chiudiamo sempre i nostri incontri. Chiediamo all'ospite. Ah. Virginia, cosa chiede a se stessa e cosa si risponde? Ha voluto l'intervista? Ce l'ha, adesso ce l'ha. Allora, no. Aspetta, no. La prima è si faccia... No. È uguale. Cosa chiede Virginia? No, ma sono due cose diverse. Virginia Raffaele a se stessa. Cosa chiede e cosa si risponde? Vale a dire, signora Virginia, si faccia una domanda, si dia una risposta. Ora non abbiamo capito la domanda, figurati la risposta. E questo è buono. Poi? Allora, adesso io rispondo. Non credere che io... Allora, cosa mi dico io? Cosa ti dici? Virginia... Perché hai voluto... Io mi perché chiedo... ho voluto fare queste cose? Perché ti metti nei guai? Perché poi tanto c'è Fazio che comunque mi aiuta. Seconda domanda. Questa è leggermente meno semplice, un po' più difficile. Questa è difficile. È la giostra della vita che gira intorno a noi o siamo noi a dar vita ad una giostra immobile come un cavallo senza cavaliere? Però te sei allargato, cioè hai messo 10 parole a... Dammela scritta. Dammela scritta. Posso ripetere. No. È la giostra della vita. Abbassiamo Lucianone De Crescenzo. Mi deconcentra De Crescenzo. O siamo noi a dar vita ad una giostra immobile come un cavallo senza cavaliere? Tu dinne una a caso, ma perché ci pensi? Perché io vorrei rispondere bene. Ma non devi. Ma come no? La vita. Sei secchiona. Sì. No, tu devi. La vita. La vita. È una giostra. È una giostra. Sulla quale salire. Col cavaliere. Sì. Se c'è. Se no, anche se. Anche se. Però è importante. Trovare. L'assetto. Il proprio cavallo. Brava. Perfetta. Ovazione. Perfetta. Grazie Gigi. No, chiudiamo, c'è la terza. La terza. Non avevo capito. Sembrava bello, l'applauso, poteva chiudere. Ma una volta scusa, che c'ho Marzullone. Virginia. Dimmi.
la vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere meglio? Questo è tutto. Porco Giuda, una volta io a casa, no, perché a casa stavo lì e dico: se ci vado lo frego con questa risposta. Non te la ricordo. E mo me la so scordata. Certo, perché è passato la vita è un sogno, i sogni aiutano a vivere meglio. Ecco, la vita è un sogno e i sogni aiutano a vivere meglio. Gigi Marzullo! Ciao. Il gesto era in amicizia. Basta, ormai siamo alla celebrità assoluta. Ma che bello, mamma. Sei contenta? Ma grazie. Perché... Tu devi dire più spesso. Ma questo, e adesso come si... Adesso parliamo del film, Denti da Squalo. No, sì, dico, io per bellissimo, questo regalo, grazie. Denti da Squalo, che uscirà l'8 giugno nelle sale, ce lo racconti? Il film? Tutto? No, è la trama, la sinossi. È la storia... Un ragazzino. Di un bambino che... Walter. Resta, sì, Walter, che resta appunto senza papà. Tu sei la mamma. Io sono la mamma. E Rita. Rita, e diciamo che si circonda di amicizie un po' particolari. Sì, siamo nella periferia romana. Esatto. Il papà aveva una vita, diciamo, travagliata. Sì. È morto. Sì. Vita molto travagliata. E andando alla ricerca dei luoghi paterni, però, incontra una villa abbandonata. Sì, esattamente, una villa abbandonata. Lui c'è una piscina. Viene affascinato dove c'è una piscina. E soltanto che viene appunto viene travolto, nel senso buono, da questa sorpresa che non si aspetta. C'è uno squalo. In questa piscina c'è uno squalo che rappresenta il male, sì. La paura, sì. la volontà di fare paura. L'attrazione che esercita il male, e naturalmente la madre cerca di distoglierlo da questa via che potrebbe scegliere, giusto? Sì, sì, è una storia, diciamo che è una storia delicata, ecco, io quando l'ho letta... Opera prima? È un'opera prima, per me, Davide, appunto, ho deciso di sperimentarmi anche in questo momento del mio lavoro, insomma, anche in un ruolo differente, e poi ho avuto piacere anche di sostenere un'opera prima, anche perché, insomma, le persone che si accostano e iniziano vanno sostenute e aiutate, ovviamente. Certo. Quindi, ho cercato di rendere questa mamma il più vera possibile. Il protagonista è Tiziano, è questo ragazzo Walter, questo ragazzino poi alla fine, sì. Che rischia ovviamente di mettersi in un giro un po' particolare. Pericoloso. Insomma. Pericoloso. Lo facciamo entrare? Yes. Allora, Walter, ovvero Tiziano Menichetti. Ciao! Perché lui è uno skater. Ciao Fabio, piacere. Ciao. Complimenti, ti ho visto nel film, sei bravissimo. Grazie. Ma accomodati. Tu quanti anni hai, Tiziano? 13. 13. Tiziano, sì. Tiziano. 13 anni. Sei uno skater pazzesco tu. Diciamo. No, sei bravissimo, diciamo. Ma com'è che ti hanno scelto a te per fare questo film? Com'è andata? Praticamente io stavo in una festa dello skate park, no? Sì. Dove c'erano basket, skate, tutte queste gare, no? Erano le gare che dovevamo fare. Il regista mi ha visto là mentre mi scrivevo e me l'ha chiesto. Ma com'è che i registi sono sempre nel posto giusto al momento giusto? Guarda, a me non mi è mai capitato. Ma pure a me, mai. Non ho mai fatto skate, però insomma... Ma hai insegnato a lei andare in skate? Sì, sì, ho insegnato un trick. Un trick mi ha insegnato, bello! Allora, un trick l'hai insegnato? Vediamolo, ce l'abbiamo. Vediamo. Guardate cosa miracolo che ha fatto questo ragazzo. Oh, eccolo! C'è la controfigura? No, 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 chiedo. Guarda, sembra facile quella cosa lì, a parte facile, che rischi di tagliarti il gomito, il gomito è quello. È questo, però alla fine ci sono riuscita, abbiamo fatto un po' di prove, però dai, quasi su. Ci sta. Ma poi è finita lì o sa andare in skate? No, io non so andare in skate, no. No, dì la verità. Dovrei provare, potrebbe insegnarmi, eh. Beh, tanto adesso vi vedrete, no? Sei divertito a fare cinema? Sì, molto. Davvero? Allora, senti, vediamo una scena in cui siete insieme, madre e figlio, per la prima volta Rita appunto affronta il figlio Walter, e riguardo alla
senso che ha avuto la perdita del papà, la morte del padre. Prego. Sta a pensare, ma te vado a andare al multisala? Come sempre non ci andavamo mai. Dai, ci ammazziamo dei caramelli. Ti ricordi quella volta che tuo padre ha comprato quelle rotonde che mi sono sentita male? Ti ricordi che erano le liquirizie quelle lì che è ti... diverso, ma... Ah, io so che molti dovrei dire una cosa giusta. Una cosa che ti aiuta magari, no? Lo sai che c'è? È che la verità è che io avrei voluto stringere tuo padre una volta sola, l'ultima. Così. Io vado giù a vedere la TV. Però se non te vado ad andare al cinema, possiamo pure fare un'altra cosa, capito? Cos'è quando eri piccolo che sta sempre... Quando ero piccolo, ero piccolo. Bravissimo! No, anche tu. Allora, io faccio un piccolo ruolo, ma lui è un super protagonista, ma ragazzi. Senti, ma quel cappellino ha lo squalo sulla visiera, ho visto. Sì, me l'ha regalato Virgi. Amore. Virgi, lei te l'ha regalato? Sì, ho promesso che lo avrei pettinato se stava male, perché ma sei bellissimo. So che poi lei, sai, lei non ha figli, quindi mi ha detto che però ha passato un pomeriggio intero con te, vero, per conoscere. Sì, sono ti ha fatto la goccia? Sai che lei fa la goccia benissimo? Te l'ha fatta la goccia? Non ti ho fatto la goccia, amore di mamma. Non ti ha fatto la goccia? Quella, mi mancava. Ho capito, posso bere? No, perché lei fa la goccia benissimo. Ogni volta che viene qua è felice di fare la goccia. Ecco. Ah. Forte, sì. Guarda che... Allora nel frattempo si è materializzato, perché c'è un problema di collegamento che non so dove si trovi, ma ci proviamo, perché il padre nel film, il padre è uno dei più grandi attori del cinema italiano, Claudio Santamaria. Buonasera. Ciao Claudio. Calispera. Sei in Grecia. Ciao. Buonasera a te. Ciao a tutti. Ciao. Sei a Corfù, vero? Sì. Sono in Grecia. Ok, allora... Corfù, ciao Virginia. Ciao Claudione. Ti ricordi? C'è anche Tiziano. C'è Tiziano. Lui fa il fantasma, tuo padre nel fantasma. Sì, l'ho salutato, ciao Tiziano. Titto, è giusto Titto. Che io sia così collegato. Certo, sì, perché lui è un fantasma. Come nel film. Lui è un fantasma, giusto? Però tu gli parli. Sì. Perché tu vorresti essere un po' come lui... Ma lui ti attrae perché è tuo padre, ma lui è un padre complicato, insomma, che giusto Claudio? Un padre che non è esattamente da emulare. Beh, diciamo, il padre che non c'è più è stato un criminale, è stato uno squalo e che poi ha cambiato vita, quindi è diventato, ha messo la testa a posto per suo figlio e per sua moglie e quindi ha cercato un lavoro onesto ed è morto sul lavoro, quindi chiaramente questo figlio è dilaniato da una scelta. Mio padre era un criminale ed era potente, era forte, poi si è messo a fare la persona onesta ed è morto e è finito male, quindi, ed è morto, quindi cosa devo fare? Quindi è dilaniato da questa scelta e quindi immagina di parlare con questo padre, certo, che lo guida da un'altra dimensione, facendogli capire che quella vita di prima non era vera libertà. Guardiamo questa scena allora, Claudio, in cui proprio padre e figlio si parlano, sì. Proprio parlano delle dinamiche che governano il mondo criminale. Prego. Hai sbagliato con mamma, dico, hai sbagliato, cioè lei si pensa davvero che è stata lei a farmi cambiare? Ma non è stata lei. È stata la paura. Senti che ci vuoi paura a scuola. In questo momento. Cosa sapevo che sarebbe arrivato?
Però ero tranquillo, ti avrei parlato, ti avrei spiegato. Al limite ti avrei pure menato. Ma ti avrei fatto capire. Che? Che sta bella vita che sogni, all'inizio ti fa sentire potente, invincibile, ti fa sentire un grande. Però poi ti chiede una cosa in cambio. Una sola. La libertà. E bravo. Complimenti, Claudio. Grazie. Purtroppo l'immagine si frizza, come dicono i giovani, nel senso che non riusciamo a vederti bene, che si ferma sempre tutto. Mi dispiace. Vabbè, però insomma siamo riusciti a salutarci. Se non altro, che stai facendo a Corfù? Sto girando una produzione internazionale per la regia di Uberto Pasolini con due grandi attori che sono Ralph Fiennes. Okay. In Italia dicono Ralph, ma lui neanche si gira se lo chiami Ralph, e Juliette Binoche. Mega produzione in cui è coinvolta anche Rai Cinema, quindi è una grande lavoro per me, devo dire, una grande... mi hanno messo sulla settimana enigmistica, T'hanno messo? Ho finito io già. T'hanno messo? Sì, t'hanno certo. Messo? Certo, ma tu, ma chiaro. Diversi anni fa. Anche a me diversi anni fa, ma forse più di una volta, però adesso Vabbè, però bravo, un applauso a Claudio Santamaria che è stato messo sulla settimana enigmistica. Bravo. Non aveva ancora nessun capello bianco. Grazie Claudio, un abbraccio. Senti, ciao. Virginia. Eccola. No, saluto anche voi. Ma tuo papà, Tiziano, mi ha detto che tu non, neanche le recite scolastiche volevi fare e poi sei finito al cinema. Sì, è vero, non volevo fare le recite, solo all'asilo ne ho fatta una, no? Che facevi? Che dovevamo stare fermi tutti in fila, no? E magari battere le mani. Io ho cominciato al passetto del piede così e poi dopo mi sono scatenato e tutti stavano fermi. Quindi manco quella hai fatto? Sì, quella l'ho fatta però... Male l'hai fatta, hai sbagliato. Sì, ho fatto tutto, un macello. Hai fatto un macello. E invece poi vai al cinema, ma tu ti sei visto nel film, l'hai visto? Sì, una volta. Ti è piaciuto? Sì, però... Sei forte, sai. Un'ora e quaranta all'incirca su due mesi è poco, cioè nel senso l'ho visto lungo. Veloce, l'ho visto veloce, nel senso, due mesi, poi vedi un'ora di... Ah, dice, ha lavorato due mesi e un'ora e quaranta, ci voleva tutto questo tempo per fare un'ora e quaranta. Facciamolo durare una settimana. Durare una settimana. Possiamo salutare anche il coprotagonista, Stefano Rossi. Stefano Rossi, vogliamo salutarlo. Stefano Rossi, salutiamo tutti e ricordiamo Denti da Squalo al cinema dall'8... Gentile. Prego? No, con la regia, sì, di Gentile, dall'8 giugno al cinema. Grazie, Virginia. Grazie. Vuoi dire ancora qualcosa? Aspetta, volevo dire una cosa, se facevi l'ultima volta la goccetta, per favore. No, ma smetti. Fai la goccetta, l'ultima volta. Ma cosa? Ma lo conosci da un minuto? Ha detto, però, perché devi i bambini? Ma perché devi deludere il ragazzino? Ma il ragazzo non sa... Ha detto di fare la goccetta. Che tu sei un malvagio. No, io non c'entro niente. Tu sei malvagio. Ma ti pare che io gli ho detto... Sai chi dice che sei malvagio? No, di. Fai la goccetta. Ma non mi viene più, con la bocca secca. Bevi. Ma fa, ma che com'è sta cosa? Ma te l'ha chiesto il bambino, perché non si deludono i bambini. Ma guarda che la... Filippa, ma... Ma fai la goccia. E che sarà? Guarda. Aspetta, stai qua. Siamo qui. Vieni con me. Andiamo lo skate. Dalle tue Virginia, Tiziano. Dalle... O lo skate o le rose. L'ho raccolte prima, L'hai raccolte prima! Tiziano, complimenti. Tiziano Menichelli, Virginia Raffaele. Grazie Fabio. Grazie. Grazie mille. Ti voglio bene. Grazie.